Eccoci qua, brava gente, eccoci qua. Ed è con questo spirito che vogliamo ascoltare il Vangelo. E siamo in tanti, allora partono, come ci siamo detti, come proposito, queste migliaia e migliaia di Ave Marie per la pace, per il Papa e per le intenzioni che portiamo nel cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Bellissimo. Un po' un inno allo Spirito Santo, un inno allo Spirito Santo. Ondate di amore, ho titolato io, ondate di amore. Gesù sgomberà subito il campo da un sentimentalismo religioso. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama, brava gente. Il rischio altrimenti è di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza. Per cui quando mi sento di amare amo, quando mi sento di fare un gesto di solidarietà lo faccio, secondo come mi alzo la mattina, secondo il mio umore. Prestiamo attenzione a ciò che dice Gesù, brava gente. L'amore è sì la realtà più bella della vita, ma anche il sentimento più serio, Non può essere un divago l'amore, che va un giorno a destra, un altro giorno a sinistra, una volta tutta dietro, poi avanti. No, è il sentimento più serio della vita. L'amore, abbiamo detto, è il sentimento più serio della vita. E per aiutarci a viverlo seriamente, siamo chiamati a osservare, a mettere in pratica, a viverlo tutti i giorni, in tutti i gesti, in tutti i contesti, con chiunque. Un amore che, come le onde del mare, torna più volte, a più riprese, ma con sfaccettature diverse. Bellissimo, come le onde del mare. C'è un amore che non si arrende, ma arriva sempre in modo diverso. Avete visto qualche volta le onde del mare? Immagino di sì, no? Ci sono sempre, no? Piccoline, grandi, no? Ci sono onde enormi, no? Cioè, ed è costante, con sfumature diverse. Questa è una simbologia che viene a volte presa e che abbiamo fatto nostra. Che cosa ci dicono queste ondate d'amore? Che il Signore non ci lascia soli, ma che ci dona il Paraclito. Un termine, Paraclito non è una parolaccia, brava gente, non è una parolaccia. Un termine che viene dal greco e significa, vediamo chi lo sa, che significa Paraclito, Vediamo un po', Michela, Maria Elena, Anna, Assunta, Marco, Angelo, qual è, Mauro, qual è allora, no? Il Paraclito che significa, Vediamo un po', Elisabetta, Soccorsina, Avvocato, Soccorsina ha scritto Avvocato, è giusto, Avvocato, Il Signore ci dona colui che ci difenderà, che ci fa rendere un servizio alla verità. L'amore dunque non è solo un sentimento, ma un luogo in cui vivere,
il motivo profondo della nostra, vostra vita, brava gente. Percorrendo la Basilica, stavolta faccio uno strappo, vi porto alla Basilica di Assisi, finché non familiarizzo con le basiliche romane, vi porto nella Basilica Inferiore di Assisi. Abbiamo l'occasione di apprezzare due cicli di affreschi, uno di fronte all'altro, la vita di Francesco e la vita di Cristo. Potremmo dire due vite allo specchio. Bene, se è vero che oggigiorno in molti non leggono più il Vangelo, ma leggono le pagine della nostra vita, allora noi possiamo cercare di leggere in Francesco la vita di Cristo. Cioè, la vita di Francesco diventa specchio della vita di Cristo, la possiamo leggere. Una testimonianza li accomuna, delle vere e proprie ondate di amore. Io ho fatto il mio dovere, quanto spetta a voi ve lo insegni Cristo, ci ricorderà San Francesco. Ed è proprio questo il messaggio che si reca per chi va nei luoghi di San Francesco, che lo legge, proprio lo sperimenta, no? C'è un rimando continuo a Cristo. Vedete, lo Spirito Santo fa questo, è un rimando continuo alla voce di Cristo, cioè quasi che sollecita dentro di noi, la fa emergere, la voce di Cristo. Francesco, come Gesù, ci chiama a vivere, a essere noi stessi buona novella, cioè ciascuno di noi buona novella. Se ci lasciamo guidare dal paracleto, quindi da questo avvocato, accadrà quello che è accaduto per i discepoli. A loro bastarono poco più di 1000 giorni, 3 anni, per perdere la paura e tramutarla in coraggio, per lasciare le barche e intraprendere nuove strade, per dire addio alle reti da pesca e lavorare per i cuori tumultuosi degli uomini. Mi permetto una libera traduzione della bellissima preghiera di Papa Giovanni Paolo II. Santa Maria, Vergine e Madre, il Signore ti ha benedetto più che tutte le donne della terra. Il nostro popolo, pieno di allegria, celebra la tua gloria. Tu hai concepito prima del tuo cuore per mezzo della fede e in seguito nel tuo seno virginale il Figlio dell'Altissimo. Ero dato alla luce per opera dello Spirito Santo, convertendoti nella Madre di Dio. Tu, ai piedi della croce di tuo Figlio, mentre il dolore trafiggeva la tua anima, mostrando la tua speranza incrollabile, hai cooperato alla nostra restaurazione nella grazia e sei nostra Madre. Bella questa preghiera di San Giovanni Paolo II. Cooperare con la grazia, Maria ha cooperato. E anche noi siamo chiamati a cooperare con questa grazia, con questo paraclito che Gesù ci invita. Ma il paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà e vi ricorderà. Allora ci ricorderà, bellissimo, è ricordare, cioè significa riandare al cuore, brava gente, ricordare, no, dare al cuore, riandare al cuore, è bellissimo, perché io sono convinto che ognuno di noi porta Gesù nel cuore, di questo ne sono non convinto, di più, brava gente. Va bene? Andiamo avanti? Come vedete, questo mese mariano stiamo terminando sempre con una preghiera mariana, o di Don Tonino Bello, o di Giovanni Paolo II, o di altri santi, che metto a termine di queste nostre breve riflessioni. Mi fermo qui, brava gente, come avete visto stasera sono rimasto qui perché c'ho un po' di mal di testa, non vi nascondo che mi sono appoggiato un po' a letto stasera e ho messo la sveglia alle 8:30, dico così non manco l'appuntamento, ho preso un Oki, è un periodo così, va bene, con un po' di, ma penso sia il frutto di questo giro forte. Ma abbiamo degli appuntamenti, ma sono molto tranquilli, ve li ricordo. Sabato e domenica prossima staremo a Torino con
rappresentazione del libro, avete visto commesso chi può, può venire a Torino domenica alle 18.30, quando le sere si allungano, quindi ci possiamo vedere. Poi dal 2 al 4 giugno starò a Trento e il 4 farò una lezione, metterò anche quello un avviso. Volevo fare questo appuntamento qui a Roma, che ne dite, il 31 maggio, però mi dovete scrivere e poi vediamo se si può fare, perché la chiesa ci hanno detto di sì, i padri cappuccini qui, è una bella chiesa, Santa Basilica della Consolazione, Maria della Consolazione, 31 maggio, che ne dite? Però qualcuno mi giustamente ha fatto notare che generalmente anche nelle parrocchie il 31 maggio c'è questo momento, quindi vediamo, facciamo chi può, perché è giusto che rimaniate nelle parrocchie, che già avete avuto il cammino, semmai poi vediamo a settembre di fare una cosa, in modo che abbiamo più tempo per organizzarla, di fare un grande raduno della brava gente, che ne dite? Così intanto mi informo, facciamo semplice, chi vuole il 31 qui nella chiesa della Consolazione alle 18, il 31 maggio alle 18, va bene? Diciamo chi può viene e chi non può pazienza, il 31 maggio alle 18. E poi a settembre mo troverò una data, fine settembre, vediamo, a Roma, tutti insieme, la brava gente, che ne dite? Passate parola, fatemi sapere un po', poi raccolgo le impressioni e via, ok? E andiamo avanti, vado ai saluti. È arrivata una bellissima lettera, ve la leggo, molto bella, una bella testimonianza, e poi i saluti che sono pochissimi stasera. Caro Padre Enzo, ti seguo sin dagli inizi delle tue dirette Facebook, con grande simpatia e attenzione. Nel tempo mio marito ed io ci siamo abituati ad averti tra noi, come uno di famiglia. Sarebbero tante le cose che vorrei raccontare di me, della mia fede, dei miei dolori, delle mie gioie, ma tralascio troppe avventure. In 64 anni mi è successo di tutto, nel bene e nel male, il tutto con un'unica costante, l'amore. L'amore ha caratterizzato la mia vita, amore donato e amore ricevuto. Certo, c'è anche chi mi ha dato odio, ma quello è affar suo. Io perdono e vado avanti. Questa ricetta mi è stata trasmessa dai miei genitori meravigliosi. Papà è andato via troppo presto, mi ha lasciato un'enorme eredità di buoni sentimenti. La mamma, colta e intelligente, sempre mite e sorridente. Per alcuni anni siamo stati tre figli, poi è arrivata inaspettata una sorellina, piccola peste, ma tanto carina. Crescendo ci siamo informati l'un l'altro diverso, con le proprie idee, le proprie caratteristiche, la propria idea politica. A tavola si discuteva sempre di tutto. Il convivio era il modo di unirci tutti, confrontarci, mamma e papà erano bravissimi in questo. Anche con i partner che si erano aggiunti alla famiglia. C'era comunque a casa dei miei credenti, non credenti, fascisti, comunisti, democristiani, anarchici, allora era di moda, tifosi e non. Ognuno portava la sua idea o conoscenza con un confronto sempre civile e rispettoso. Insomma, il filo conduttore di ogni cosa era l'amore, tutto passa da lì. Io da credente credo che Dio ci abbia sempre guardato come una famiglia ideata da lui, le diversità di ognuno nel reciproco rispetto e nell'accettazione, bellissimo questo. Questi valori oggi li ho trasmessi ai miei figli e spero che non li abbandonino mai. Ci portiamo dietro solo questo, l'amore donato e ricevuto e la capacità di perdonare. Grazie Padre Enzo, grazie mamma e papà, ecco bellissimo. Volevo ringraziare Santa che mi ha inviato questa lettera e l'abbiamo condivisa. Penso sia una bella testimonianza. Cosa ci rimane? L'amore donato e ricevuto e la capacità di perdonare, ecco l'eredità della nostra vita. A volte alcune lettere proprio si commentano da sole, sono un bel commento anche al Vangelo, eh?
E credo che qui il Signore abbia ricordato questi valori. Ci fermiamo, brava gente? Sì, ci vediamo domani sera. Fate i bravi, mi raccomando. Sì o no, eh? Che ne pensate di questa testimonianza? Anna, Patti, Mi piacerebbe riunirci ad Assisi, si può fare, eh? Io il 10 giugno sarò ad Assisi, andrò dal 5 giorni prima per organizzare con il cuore e poi vi darò l'SMS, faremo chiasso il 10 giugno, faremo per l'Ucraina e per le messe francescane. Lucky, è bravo, sei buono, eh? Lucky, no? È geloso Lucky, eh? Vado ai saluti. E andiamo avanti. Una preghiera discendevole, forti, sì, Wanda, eh? E vediamo ad Assisi se riusciamo a farlo nei giorni di giugno, che sto lì. Facciamo una cosa, chi può lo saluto, viene in quei giorni ad Assisi, Zio Pino e tutta la famiglia vorrebbero gli auguri per prima comunione cresima di Federico. Ogni bene, Federico, avanti. Poi Lucia vorrebbe gli auguri per l'amica Tonia, ogni bene Tonia, coraggio. Sabrina vorrebbe una preghiera per i 24 anni del figlio Francesco. Francesco, auguri allora, 24 anni, eh? Poi saluto Davide, un ragazzo che ho conosciuto ieri, che sta facendo un cammino, che ci segue, studia alla LUIS, buon cammino anche a tutti i ragazzi della LUIS. Forti ragazzi, mi raccomando, Poi Giovanna Chiorazzo, oggi ha fatto il compleanno, Giovanna, a te, a tuo marito, a tutta la tua famiglia, alle figliole, a chi sta studiando in America adesso, ogni bene, a Vito, Vito in gamba, Poi Luciano e Franco vorrebbero gli auguri e una benedizione per i 45 anni di matrimonio, arricchiti da 3 figli maschi e 2 nipoti sempre maschi, avanti. 2 nipoti, Elia e Filippo, matrimonio, mio marito si chiama Franco, eccolo qua, Luciano e Franco, ogni bene, allora forti. Poi qua è arrivato un messaggino, vediamo un po', Parenzo, dimenticato di dirle che la seguo un po' di tempo, seguo le sue catechesi e incontri, è diventato una guida di riferimento, grazie per la sua presenza, pace bene, Franco Rago, lo saluto, buongiorno Parenzo, settimana che siamo affacciati in questo nuovo giorno, dice lei, e mi ha inviato una foto bellissima della Madonna del Sannio, Madonna delle Grazie, patrona del Sannio ed Irpinia, nel Beneventano, Verrone Beneventano, che viene festeggiato il 2 luglio, perché il 2 luglio è la Madonna delle Grazie, è verissimo. E poi vediamo un po', ci siamo, ecco qua. Eccoci qua, poi saluto Cesare, un altro ragazzo, ci vediamo, ti chiamerò, a posto, ho visto le mail che scorrevano qui, brava gente, buon cammino brava gente, San Francesco ci benedica e ci custodisca, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Buon cammino brava gente, forti, io mi sa che mi prendo un'altra occhia, va bene? Ogni bene, a domani, buonanotte per chi si affaccia domani. Buona giornata, brava gente.